Iniziazione allo yoga sciamanico, che è il primo libro che ho pubblicato, racconta la mia storia con il mio maestro di yoga sciamanico. Dopo vi spiegherò da dove viene lo yoga sciamanico, perché lo chiamiamo così, eccetera, eccetera. Mio maestro, che io ho incontrato quando avevo solo 19 anni, nello Sri Lanka, dove mi sono recata subito dopo il liceo per lavoro. Il mio maestro, di cui tra l'altro oggi porto il nome, e questo per una questione di lignaggio iniziatico, Michael Williams, era un Tamil, anche molto scuro di pelle, alto, ma era stato adottato da una famiglia inglese di Nuova Delhi, quindi aveva questo nome molto inglese. È stato lui che mi ha iniziato allo yoga sciamanico. Il mio primo libro parla di questo, parla della mia iniziazione ed è anche molto pratico perché raccoglie diversi rituali ben descritti, anche illustrati, della tradizione del yoga sciamanico, come la caccia all'anima, il rito dell'ombra e tanti altri rituali. In fondo, siccome questa è la nuova edizione, ci sono tutti i rituali della non esistenza. I rituali della non esistenza, che sono molto potenti e molto importanti per sciogliere le paure, le tensioni, e quindi aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, perché la paura poi di fatto è la più grande limitazione che ci portiamo dentro. Lo yoga sciamanico si divide in tante correnti. C'è appunto lo yoga della non esistenza, che è tutto un grande percorso di rituali, di sequenze fluide, e lo yoga del colophon, che è lo yoga della psicopompia, forse il più sciamanico proprio di tutti questi yoga, perché lo sciamano è un psicopompo, cioè è un traghettatore, è colui il quale attraversa la grande soglia in entrambe le direzioni. E può anche traghettare altri con sé, la parola colofon in italiano sta ad indicare l'ultimo segno con cui finisce un libro e il primo segno con cui il libro inizia, ed è utilizzata nella tradizione dello yoga. Esiste anche in inglese questa parola, si scrive col PH, colofon, per indicare appunto lo yoga della psicopompia, lo yoga della trasferenza, lo yoga della, no, più che trasferenza, del traghettamento, dell'attraversamento. Perché lo yoga della trasferenza del principio cosciente invece è un altro. E così via, poi abbiamo lo yoga del sogno, del riconoscimento della istantaneità, l'istantaneità della medesimezza, e così via, tante altre forme di yoga che chi poi sarà alla scuola conoscerà. Lo yoga delle sequenze fluide ovviamente è la base del sentiero, lo yoga del calore. Lo yoga della creatività, della non dispersione del seme e così via. L'iniziazione allo yoga sciamanico racconta della mia iniziazione con Michael, allo yoga sciamanico, e spiega dei rituali basilari importanti di questa tradizione. Poi, sempre nell'ambito dello yoga sciamanico, di là c'è il mitico Madre Madre. Mitico perché ormai è il testo fondamentale di tutti i portatori e custodi del mantra madre, che si stanno un po' riproducendo in tutto il mondo. Il libro del mantra madre adesso a gennaio esce anche negli Stati Uniti, a febbraio esce nel Regno Unito. Io sono appena stata in Giappone, sul monte Koyasan, dove appunto ho diplomato alcuni studenti della scuola yoga sciamanico, e ho aperto un nuovo filone della scuola. Poi a gennaio sarò negli Stati Uniti, sempre facendo iniziazioni, seminari e così via. Lo yoga sciamanico veramente ha un grande successo worldwide. E la nostra intenzione, mia di Marco e Petulia, che vedete là, è quella di dare la possibilità anche
in Italia e anche a Roma di poter frequentare la scuola di yoga sciamanico e di poter diventare insegnanti di yoga sciamanico. Non tutti quelli che fanno la scuola di yoga sciamanico la fanno per diventare insegnanti, molti lo fanno per se stessi, per fare un lavoro su di sé, ecco. È intenso, è profondo quello che si può fare con lo yoga sciamanico. Quindi là trovate anche il libro del mantra madre con tutte le pratiche più importanti che sono divulgabili del mantra madre. Poi ci sono quelle più esoteriche che sono trasmissibili solo oralmente e quindi non sono dentro nel libro. Per apprendere quelle dovete fare l'iniziazione del fulmine del diamante, ci sono tanti portatori, custodi del mantra madre che danno le iniziazioni, ci sono anche a Roma, ci sono per esempio Malcolm lo fa a Erici, no? Anche a Milano e così via. E poi altri libri, trovate vabbè, romanzi ambientati in Siberia, Il profumo della luna, Il discorso alla luna, che sono vere e proprie favole di potere. Che cos'è una favola di potere? Gli sciamani siberiani, mongoli, buriati, sciamanizzano attraverso il racconto, il mito, perché noi siamo mito, vero? Come diceva il mio grande maestro occidentale, Ilman, James Ilman. Ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si risolve, si riscatta, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. E così lo sciamano utilizza il mito per aiutarti a prendere consapevolezza di te, per aiutarti a camminarti sulla strada che conduce alla liberazione finale. E una grande e potente sciamana siberiana, che si chiama Svetlana, che io ho conosciuto nei miei viaggi. Voi sapete che io in Svizzera ho fondato Voyage Illumination più di 25 anni fa ormai, è una specie di tour operator che organizza viaggi nei luoghi più mistici del pianeta e porta gruppi di persone alla scoperta di personaggi straordinari, mistici come yogin, sciamani, salvo, auguri, eremiti, lama, tulku, e così via. E negli ultimi anni proprio mi sono concentrata sulla Siberia e sulla Mongolia e da qui vengo il profumo della luna, il discorso alla luna, perché Svetlana, questa grande sciamana altaica dell'Altai, mi ha consegnato queste favole di potere e io le ho messe in due romanzi. Cos'è una favola di potere? Una favola di potere è un racconto che contiene delle chiavi di risveglio per chi lo ascolta, in questo caso per chi lo legge perché si tratta di libri. Poi c'è Lo Zen e l'arte della ribellione, che è un libro veramente importantissimo, lo amo tantissimo perché racconta una storia di ribellione e liberazione, che è la storia di Arianna, ma è anche la storia del lettore. Io sono sicura che attraverso quel libro posso uscire dalle pagine del libro, prenderti per mano e condurti in questa grande avventura di ribellione, che è un'avventura di amore poi, perché l'amore non c'è dubbio, è una forma, scusate, la ribellione non c'è dubbio, è una forma dell'amore. La ribellione è una forma dell'amore. E poi ancora trovate di là i libri più recenti come il ciclo del risveglio e lo Shilin Yoko, il rituale di immersione nei boschi. Il ciclo del risveglio racconta l'alimentazione da un punto di vista sciamanico, dello yoga sciamanico. Nella nostra scuola è importantissimo, è vero, che i nostri allievi sappiano cosa mangiare, ma non solo cosa mangiare, ma anche come mangiare. Perché cosa mangiare oggi te lo dicono tutti, vero? Ognuno ha le sue teorie, siamo immersi nelle teorie, siamo sommersi dalle teorie. Ma un conto è teoria, un conto è la pratica, anche perché poi le teorie si contraddicono tra loro continuamente. E il ciclo del risveglio non viene
viene ad aggiungere una nuova teoria alle tante teorie già esistenti, ma ti sensibilizza su che cosa significhi mangiare, come dice il Rig Veda, divorare altre vite. È un atto sacro, è un viaggio sciamanico. È un viaggio sciamanico, perché quando tu mangi una carota, un pomodoro, una patata, qualsiasi cosa che sia viva, il cibo morto non lo devi neanche considerare. Cioè, proprio non solo non lo devi mangiare, ma non lo devi neanche considerare come cibo. Quando mangi un cibo vivo, tu traghetti una vita da una parte all'altra della grande soglia, quindi compi un'azione sciamanica. Ma nessuno può traghettare una vita da una parte all'altra della grande soglia senza viaggiare a sua volta. Divorare altre vite, mangiare è un viaggio sciamanico di cui oggi gli individui nella nostra civiltà non sono più consapevoli. Ecco perché mangiare li deteriora, gli fa del male, a volte li uccide, crea scorie, tossine, crea malattie. Ecco perché si è arrivati a una nevrosi collettiva del cibo, in cui non si sa più cosa mangiare, in cui potenzialmente i cibi sono pericolosi, inquinati, eccetera. Perché si è perduto il significato dell'azione, il significato simbolico. Non c'è dubbio che non viviamo in un mondo simbolico, come diceva Enrico Orbene, un mundus symbolicus, un mundus imaginalis, che è anche un mundus archetypus. E questa è la visione profonda dello yoga sciamanico. Lo sciamano non vede mai le cose come oggettive, ma come disse il grande Milarepa, lo sciamano cammina sempre sul fermo suono della non oggettività delle cose, per cui tutto è simbolo. La parola simbolo dal greco symballo vuol dire mettere insieme. Il simbolo serve a riunire qualcosa che è stato separato, diviso. Il simbolo del divorare altre vite serve a riunificare il visibile all'invisibile, i due mondi. È un viaggio che tu compi e se sei consapevole, quando scendi nell'underworld, nel mondo infero, nell'invisibile, nel regno degli spiriti, prendi tante forze, tante energie, tante idee, idola, idee, tante ispirazioni. Ma se non sei consapevole non prendi proprio niente, anzi quello che mangi ti intossica, è tossina, non ti nutre veramente. E quindi il cibo del risveglio è un libro molto importante per tutti gli studenti della scuola di yoga sciamanico, perché insegna loro come mangiare sciamanicamente, immaginalmente. Mangiare l'uomo vero, l'uomo primitivo, l'uomo nello stato di natura, l'uomo non ipnotizzato da quel grande processo di condizionamento che i più chiamano educazione. E poi lo Shinrin-yoku, l'immersione nei boschi, anche questo è riferibile allo sciamanismo. Sebbene in modo diretto si colleghi allo sciamanismo giapponese, perché lo Shinrin-yoku nasce ed è ispirato fortemente dallo shintoismo, che è la religione sciamanica animista del Giappone, tuttavia può dare tantissimo anche ai praticanti nella scuola di yoga sciamanico, perché è un libro che trasmette tutti i rituali e le meditazioni che tu puoi fare a contatto con la natura. Che dà tantissimo, le meditazioni sull'impermanenza, le meditazioni sull'ombra, sull'evanescenza, le meditazioni sul giusto ritmo, sull'impermanenza, sull'imperfezione, le trovi tutte descritte nello Shinrin-yoku, sono importantissime, anzi adesso stiamo portando, sempre attraverso la scuola di yoga sciamanico, a creare una nuova figura professionale che è quella del forest therapist, il terapista della foresta. Ecco perché la scuola di yoga sciamanico comprende sempre anche un ritiro di più giorni che viene
fatto nella natura, dove possiamo applicare e approfondire tutte queste meditazioni di immersione nei boschi e nella natura. E anche IAR, immagino l'Alchemy Retreat, di cui poi vi parlerà il nostro Marco, che è un altro nostro grande ritiro annuale, mi permette di sperimentare tutto questo. E poi trovate Diverso e Vincente. Diverso e Vincente è il mio ultimo libro ed è veramente il manuale dello yogi di sciamano, è il manuale dell'immaginalista che descrive tappa per tappa come trasformarsi da homo consumens a homo immaginalis. Ci sono delle idee, degli eidola, degli dei ai quali bisogna connettersi per attuare questa grande trasformazione. Ci sono degli eidola, dei falsi eidola dai quali bisogna distaccarsi perché fanno parte del condizionamento e invece delle grandi idee naturali, dei grandi miti naturali ai quali bisogna riconnettersi per attuare questo passaggio, questa speciazione, proprio la nascita di una nuova specie, dall'homo consumens all'homo immaginalis. E quindi è un libro sul quale punto molto e credo che possa dare molto a ciascuno di voi. I miei libri sono me. Avere un mio libro, tenerlo sul comodino, leggere una frase, magari la sera prima di addormentarsi, la mattina appena svegli o durante la giornata quando si vuole, è come avermi lì al fianco e avere un motivatore, un coach che continuamente ti bisbiglia all'orecchio e ti spinge nella direzione della non dualità, del risveglio dall'inganno del dolore, della sofferenza e del vittimismo. Lo sciamano ha risolto questo stato in cui uno è vittima degli eventi, ha compreso gli eventi come enti, entità, spiriti, dei, è diventato il dolce compagno, l'amante degli eventi e co-crea la realtà insieme ad essi, insieme al divino, che è sempre uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno in natura, dove il numero uno non esiste perché è un concetto astratto. Ecco, quindi questi sono i miei libri, non so se ne ho dimenticato qualcuno, ho dimenticato qualcuno, può darsi. Le carte di Nat, grazie. Le carte dei Nath, ecco, i Nath sono gli spiriti che vivono sul Monte Popa in Birmania. Ho messo, appunto, creato questo libro con Wailan Dan, una sciamana birmana, straordinaria donna. Insieme a lei abbiamo messo appunto le carte di Nath. Le carte di Nath rappresentano 37 aspetti profondi della psiche, possono essere associati agli avi. Nel libro trovate lo strumento per associarli agli avi e quindi dialogare con gli avi, ma possono anche essere semplicemente utilizzati come aspetti della psiche umana che devono essere pacificati. Per esempio la ribellione che deve essere riconosciuta come amore, la rabbia che deve essere riconosciuta come forza, la tristezza che deve essere riconosciuta come chiamata e così via. E quindi passando in rassegna uno ad uno e lavorando con uno ad uno alla volta, voi potete trasformare tutti questi aspetti della vostra psiche che vi è stato insegnato a vedere come negativi, quando invece sono il vostro più grande patrimonio. E per cui la carta di Nata, che è altro grande strumento. Vedete tutti? Sì. Intanto non so se arrivano tutti dove devo arrivare, però io direi che adesso iniziamo veramente a entrare nel vivo del nostro pendeglio. La parola a Malcolm, che comincia lui,
parlato, abbiamo due grandi argomenti, IA, immagino l'atomo e retreat, e la scuola di yoga sciamanico. Marco, inizi da dove vuoi, inizi tu. Bene, io sono molto bene in realtà, collaboro insieme a Selene da ormai molti anni, insieme alla mia compagna Petulia, però mi faccio lo psicologo, oltre che lavorare in questa cosa. Mi sono appassionato moltissimo al suo lavoro quando l'ho invitata per un convegno proprio qua a Roma, ti ricordi? Diversi anni fa, e allora ho detto, vabbè, questa donna mi ha seguita, bisogna provare a fare qualcosa insieme, è nata una bella collaborazione che oggi sembra essere più ricca che mai. Nella fattispecie facciamo insieme questa scuola di yoga sciamanico che ha avuto sede a Milano fino ad oggi, e è stata un'esperienza straordinaria per tutti gli allievi che hanno partecipato a queste pratiche, a queste iniziazioni molto, molto intense e potenti. E poi facciamo tutta un'altra serie di progetti, dei quali questo IAR di cui parlava prima Selene, questo grande ritiro dove c'è la possibilità di avere un'immersione in natura fuori dal comune, ed è proprio un filmato che probabilmente parla molto più delle mie parole, che riconosco che possono essere noiose e meno stimolanti. Se volete ve lo facciamo vedere, da 8 minuti ce la potete fare. Adesso voglio parlare un po' di quello che si fa nella nostra scuola. Innanzitutto le sequenze fluide. Le sequenze fluide, come alcuni hanno avuto modo di sperimentare, sono una cosa bellissima. Le sequenze fluide sono posizioni in movimento che sono sempre accompagnate da una respirazione, da delle contrazioni particolari, da dei mudra particolari e anche da delle formule psichiche della creazione immaginale, che sono dei mantra, delle formule molto particolari. E tutto questo insieme consente l'ampliamento dello stato della consapevolezza. Tutto quello che noi facciamo nello yoga sciamanico è sempre fatto in stato ampliato di coscienza, non avviene mai in uno stato ordinario, ma in una sorta di trance statica. D'altra parte, lo sciamanismo, come disse anche Mircea Eliade, è una tecnica dell'estasi. Anzi, l'estasi è proprio lo strumento attraverso il quale noi possiamo distinguere se ci troviamo o meno in presenza di yoga sciamanico. Quando lo yoga non ha questa componente statica, di stato non ordinario di consapevolezza, non è yoga sciamanico. Proprio perché c'è questo ampliamento dello stato della consapevolezza, le sequenze fluide diventano potentissime, straordinarie. Io credo, e le persone che le fanno con me continuamente mi dimostrano, non c'è problema all'interno del corpo, disagio, disturbo, sofferenza, malattia, che le sequenze fluide non possano tirare fuori e trasformare, e trasformare, e trasformare. Io ho visto cose incredibili accadere, ho visto persone con le gambe storte, piede piatto, risolvere, cambiare forma addirittura del corpo. E ho visto ovviamente tante forme di patologie fisiche e mentali risolversi attraverso le sequenze fluide. Anche se il cammino dello yoga sciamanico non è un cammino terapeutico, ma è un cammino estetico, cioè estatico. L'esperienza estetica contemplativa è un'esperienza poetica, cioè mitica, in cui lo spirito ti parla e ti si rivela. Lo yoga sciamanico è tutta un'esperienza di questo tipo. Quando facciamo le sequenze fluide, quando entriamo nei polmoni, oppure
dello stomaco, è vero, oppure quando iniziamo a muovere il corpo, facciamo le sequenze, entriamo in contatto col movimento, dobbiamo conoscere che cos'è il cuore, cosa sono i polmoni, che cos'è il movimento. Noi entriamo in contatto con l'aspetto invisibile del cuore, dei polmoni, del movimento. E questo aspetto invisibile, che possiamo chiamare anima, possiamo chiamare spirito, possiamo chiamare Dio, Dea, o come ci pare a noi, ci parla e ci si rivela. Ecco perché lo yoga sciamanico è un cammino di grande creatività, di grande ispirazione. Le persone quando iniziano a praticarlo, immediatamente acquistano tanta energia, tanta forza, tanta ispirazione, tanta creatività. Pensate, sulla via dello yoga sciamanico si dice esiste un unico gravissimo peccato, uno solo, un unico gravissimo peccato. Questo grave peccato è la dispersione del rasa, del seme, del rasa più in generale, il liquido del piacere maschile e femminile. Nel coito non deve mai essere disperso. Che cosa significa questo? Come dice Naropa, guardati o re, allora Naropa istruiva un re, no? Guardati o re dalla dispersione del seme, già che da essa dispersione ha origine il crollo del piacere all'interno dell'organismo. Da esso crollo ha origine l'azione funesta, nefasta, che ti imprigiona nella ruota del samsara, nella ruota dell'ignoranza, delle illusioni, del condizionamento. Perciò, o re, la dispersione del seme, la dispersione del rasa è più grande peccato. Che cosa significa tutto ciò? Abbiamo detto prima che viviamo in un mondo simbolico, su un mondo simbolico. Naropa sta parlando della vera unione, che è sempre l'unione umano-divino, umano-divino. È un'unione erotica, creativa, procreativa, generativa. Il simbolo di quest'unione è l'unione tra individui, che è una sorta di promemoria, ci deve ricordare la vera grande unione. In questo simbolo, nel promemoria, disperdere il seme significa non procreare. Nella vera unione, quella tra umano e divino, disperdere il seme significa agire in modo non creativo. Per lo yogi, nel sciamano, esiste un solo grande peccato: agire in modo non creativo, agire in modo ripetitivo, agire sulla base del conosciuto, di quello che la mente già sa. È un gravissimo peccato, perché cos'è un ginepro? Cos'è un ginepro? Tu hai due modi per rispondere. La risposta è sempre un atto generativo. Allora, tu puoi rispondere a questa domanda, cos'è un ginepro? Unendoti, copulandosi, dice lo yoga sciamanico, che è profondamente tantrico, unendoti alla tua mente, al conosciuto. E allora, se il ginepro è un albero, sta a queste quote, è fatto così e così, serve a questo, è profumato, va bene per produrre certi mobili, certe cose, certi gioielli, perché anche profumato, guarda, poi se mi dici quale ginepro, io addirittura ti posso dire quanti anni ha, magari lo seguo, lo taglio, conto il numero dei cerchi e sulla base delle mie conoscenze del tempo ti dico anche quanti anni ha. Insomma, se mi unisco con la mente, se mi unisco con la mente, produco una conoscenza del ginepro come di un oggetto materiale che è da utilizzare, da sfruttare. Oppure posso unirmi con l'Eidolon, il Dio, lo Spirito, il Divino, che è uno nella molteplicità, la molteplicità nell'uno. E se mi unisco col divino, mi unisco con lo spirito del ginepro. Allora il ginepro non è più un oggetto da sfruttare.
profonda quella che si instaura, io ci entro nuda e mi dà tantissimo, mi sida, mi dà tutto se stesso e io do tutta me stessa ed entriamo in una relazione meravigliosa e quello che si può generare, procreare lì è immenso, è tantissimo, è bellissimo, ma non è più controllabile, misurabile, prevedibile da questa società, dal sistema. E quindi il sistema non accetta e non sostiene questo tipo di conoscenza. Il sistema accetta e sostiene soltanto la conoscenza mentale, che per lo yogi e sciamano è il più grande peccato. Quindi capirai che non solo non devi disperdere il seme, ma devi addirittura portarlo su, come dice Naropa, a sciogliere una perla di luce che si trova nella fronte, si chiama Tiglè. Quando il Tiglè si scioglie, genera un liquido chiamato Amrita Ambrosia, che apre tutti i chakra, è meraviglioso. E questo è il simbolo del fatto che il cammino dello yoga sciamanico è un cammino controcorrente, controcorrente, perché devi portare su qualcosa che normalmente va giù. Ed è controcorrente perché lo yogine sciamano conosce, pratica, si esercita, esegue rituali unicamente nell'unione col divino, non con la propria mente, non con quello che già sa. Le sequenze fluide, per fare un esempio, come tutti i rituali sciamanici, lo yoga del colofon, della trasparenza, del principio cosciente, della materia immensa, della luce chiara, così lo yoga delle sequenze fluide è altissimamente creativo. Io faccio yoga sciamanico da 35 anni, un tempo enorme. Non ho mai fatto una sequenza fluida uguale ad un'altra. Cosa sono le sequenze fluide? Sono sequenze in cui tu imiti e ti identifichi con gli animali, quindi risvegli l'anima selvaggia con delle respirazioni particolari, dei movimenti particolari, sciogli tutto il corpo. Sono bellissime le sequenze fluide, ti rendono tutto il corpo estremamente duro, muscoloso, rassodano tutto il corpo, lo preservano dall'invecchiamento, danno forza, energia, elasticità estrema e sono posizioni in sequenza con respiri particolari, non ve le posso far vedere, mi dispiace, sono potentissime, dopo pochissimi respiri, è vero, quando sei un po' esperto, già magari fai, che so, il condor o l'aquila, il condor è la posizione principale nello yoga sciamanico, perché il condor è il più nobile di tutti gli animali, perché non uccide mai la sua preda, non produce dolore e sofferenza. Il condor mangia solo animali già morti e li porta in cielo. È un psicopompo, è un traghettatore, ok? Li porta in cielo e non uccide mai la sua preda, mangia solo animali morti, per cui lo yogi ne sciamano si identifica nel corpo, il corpo si fa così, poi non vi faccio vedere il puma, ma quando tu sei esperto ti basta un respiro e sei già ampliato. Non sei già più vittima nella mente, sei fuori dall'io. Cosa vuol dire essere fuori dall'io? Cosa vuol dire essere ampliati? Bisogna capire prima cosa vuol dire essere prigionieri dell'io. La centralità, mettere la centralità della consapevolezza nell'io è un vizio della nostra civiltà, della nostra cultura. Come fai a sapere di essere prigioniero dell'io? È semplicissimo, vai in busco. Mio maestro nella foresta un giorno mi ha guardato con un disprezzo enorme, mi ha detto sei prigioniera del tuo io.
cosa io? Respira. Respiro. Respiro, maestro, respiro. Dice, osserva i polmoni, osserva i polmoni. Guarda dentro, dice, noi abbiamo quattro occhi, due guardano fuori, due guardano dentro. Guarda dentro. Dico, sì. Cosa succede? Dico, ma quando inspiro i polmoni si dilatano per lasciare posto l'aria che entra. Da guarda meglio! Adesso tutto il corpo si dilata, maestro. Tutto il corpo, come un palloncino, maestro. L'aria si dilata, poi esce, no? Si contrae, l'aria esce. Dice, brava, ti rendi conto che affinché il corpo si dilati bisogna che la foresta si contragga? E affinché il corpo si contragga per far uscire l'aria bisogna che la foresta si dilati? E allora mi dice il mio maestro, chi sta respirando cosa? Ragazzi, avevo 19 anni, lo guardo così, dico, che sta respirando cosa, maestro? Io non lo so. E questo mi dice, vedi quell'albero? Sì, vedi quell'albero? Banano, maestro, sei un banano. Vai, sedute, gambe incrociate, occhi chiusi. Apri gli occhi che guardano dentro e trova la risposta. Chi respira cosa? Chi respira cosa? Capite che è un fatto di dove metti la centralità della consapevolezza. Se centri la consapevolezza nell'io, sei tu che respira, sei Selene che respira, giusto? Ma chi è che ti ha insegnato che è Selene che respira? Chi ti ha insegnato che è Selene, Marco, Petruglia che respira? L'educazione. Te l'hanno insegnato, ti hanno insegnato a vedere le cose così. E adesso io ti devo portare fuori. È facilissimo per me. Basta che mi dici di sì. Basta che mi dici ok, se ne vengo. Ti porto fuori. Sei già fuori. È facile per me portarti fuori. Quando sei fuori è bellissimo, perché ti rendi conto che non esiste né l'io né l'altro, non esiste né Selene che respira, né la foresta che ha respirato, o la foresta che respira, Selene che ha respirata, non esiste né l'io né l'altro, né il soggetto né l'oggetto, esiste unicamente la relazione. E questa relazione è il sacro, è il darsi incessante, continuo, è amore. Esiste solo l'amore. E allora quando ti porto fuori, ti porto nell'amore, ti porto nel sacro. Ed è bellissimo stare lì, è bellissimo stare lì. E un essere umano può stare lì ogni istante della sua vita, ogni istante, ogni attimo della sua vita, cessando di essere vittima, cessando di essere vittima. Quando qualcuno ti fa arrabbiare, adesso Marco mi fa arrabbiare perché non trova. Hai trovato? Adesso mi fa più arrabbiare, però supponendo che mi fa arrabbiare, io sono un uomo consumens. Sono io, Selene, lui è Marco. Ma Marco, mi insegni! È un filtro attraverso tutte le categorie della mente, il bene e il male, il giusto. Sei sbagliato, sei male, sei cattivo, non capisci niente, hai sbagliato. È l'io, è quello che mi hanno insegnato. Ma se ti svegli la mattina e bastano due minuti, ragazzi, bastano due minuti di sequenze fluide, due minuti di scuotimento della contagione, di risveglio dell'energia, apertura della consapevolezza, e tu incontri Marco e Marco non riesce a trovare la slide, tu sei nella relazione. Non c'è Marco, non c'è Selene, c'è la relazione. Cos'è questa relazione? È amore, è il divino. E come mi si manifesta adesso il divino? Come rabbia, mi incazzo, cioè rabbia, ma il divino è amore. Perché io sono nella relazione. E allora entro nella rabbia. Me la sento qua. Stiamo a incazzare.
questo evento, non sono unita alla mente, non sono unita a quel processo dell'educazione che mi dice la rabbia, ma non devi contenerla, la rabbia, no, non usare la mente, la via, non mi frega niente, la vivo. L'esperienza estetica, non l'esperienza anestetica, che è quella che mi suggerisce il mondo, ma l'esperienza estetica, quella dell'artista, quella del poeta, quella dello sciamano, perché lo sciamano è un poeta, il poeta è uno sciamano. Faccio un'esperienza creativa della rabbia, poi dentro, la vivo, la respiro. E cosa fa la rabbia? Che lavora, che è il divino, ma niente la mente, è così forte, mi brucia il fuoco, non posso controllare l'esperienza con la mente, non posso gestirla, la mia rabbia mi porta fuori dalla rabbia, e così sono fuori, e sono libera, e scopro che questa rabbia è amore, è una chiamata ad uscire, ad ampliarmi, a respirare, a stare in unione con gli dèi, non con gli individui, con le persone, dall'etrusco perso, maschera, non con la maschera, non con l'individuo, ma con l'energia che lo anima, che gli sta dietro, che è il divino, che è l'amore. E questo in ogni relazione, in ogni momento, in ogni istante, che pratica uno yoga shamanico, vive la vita in modo profondamente diverso, non da vittima, non nell'io, non nella gabbia dell'io, ma nella relazione. E gli bastano pochi minuti, alla mattina, sequenze fluide, alla sera, prima di andare a letto, e pensate, ci sono sequenze fluide per ogni obiettivo. C'è la sequenza fluida per fare focus sul traguardo che vuoi raggiungere e per direzionare le energie, c'è la sequenza fluida per stare nella relazione, c'è la sequenza fluida per dormire bene la notte, per scaricare le ansie, le paure, c'è la sequenza fluida per trasformare la rabbia, c'è la sequenza fluida per trasformare la frustrazione, l'abbiamo fatta oggi con Francesca, dove Francesca non c'è, vabbè, comunque l'abbiamo fatta oggi. Qualsiasi sia il tuo obiettivo, c'è una sequenza fluida per raggiungerlo. Ci serve anche una sequenza fluida per trovare le immagini. Le immagini in realtà non le abbiamo trovate, le abbiamo trovate un filmato. Nell'immaginare potrai finalmente trovare il vero te stesso. Serena, una donna preziosa,
donna immensa, ma con una comunità, un'umanità incredibile. Sono sentita un po' come un bambino preso per mano che viene accompagnato a vedere il mondo con occhi diversi. Il libro ha dato ancora più spessore, più diversità, la nostra piena consapevolezza, un abbraccio per parti. Un'esperienza davvero fantastica. Splendide.
L'organizzazione è stata perfetta e scoordinata. Grazie. Che termine, roba drammatica, roba drammatica, ragazza. Ti ritrovo sopra un fico, un albero di fico, e lì succede una cosa meravigliosa. Finalmente appagata. Appagata dal mio. È troppo forte, ragazzi! grazie a te, grazie, se lei è una magica. Viviamo in un mondo simbolico dove ogni azione, se compresa nelle sue profondità, se amata, se compiuta con passione, può darci moltissimo. La felicità è cosa di questo mondo e la puoi realizzare se lavori sulla tua consapevolezza, sulla tua capacità di amare. Giunta preghiera, ha un pugno dal naso, ti inchini. E con l'ultimo, questa volta davvero l'ultimo, profondo respiro.
trovi la posizione e puoi riaprire gli occhi. Sono bravissimi.